Un saluto da Mauri e bentornati qui sul nostro canale. Quest'oggi siamo qua con il nostro ciclo della scoperta dell'America, bensì al terzo appuntamento di queste gare veloci che facciamo su queste bellissime IndyCar. Io parlo sempre delle IndyCar DLC, non quella della moda in questo caso, quindi continuiamo sempre quel discorso vintage, perché anche qui queste vetture sono tutte del 1995. Questa volta cambiamo ovviamente vettura, e sempre di quella categoria. Comunque prima avevamo una Mercedes-Benz, mentre invece adesso andremo con una Ford Cosworth, la famosa Lola 95-00, andremo con quella vettura e quindi facciamo il cambio. Questa volta ci troviamo sul circuito, bellissimo anche questo circuito, il Speedway, l'Autoclub Speedway. Quindi ci troveremo su questo circuito. Ora metteremo anche una piccola, diciamo, una piccola gap, mettiamolo, diciamo così, ma non è un gap, è soltanto una piccola, leggera difficoltà in più. Ci sarà praticamente un cambio di tempo, nel senso che ho accelerato il tempo, quindi inizieremo con un leggero tramonto, inizieremo intorno alle 18, per poi avere questo imbrunire leggermente un pochettino, un tramonto un po' più avanzato, dove sicuramente creerà qualche difficoltà alla vista, soprattutto quando ci sarà il girare del sole. Quindi questa è una piccola difficoltà che mi sono messo, ma giusto per creare un po' più di situazione. Quindi non facciamo altro che lanciare queste vetture, goderci questa gara e buon divertimento, ragazzi. Ed eccoci qua, partiamo alla 13ª posizione. Siamo qui in rollio pieno, partiamo proprio stile Indy, quindi lanciata. Perché siamo pronti alla partenza, dai, andiamo! La partenza non è stata malissimo, anzi partite abbastanza bene, abbiamo ingranato bene qua. Ora prendiamo la scia, questa attenzione qui in parabolica, bisogna fare molta attenzione. Questa è la vettura che avevamo prima noi, attenzione qui, attenzione alla staccata. Questo mi ha chiuso, porca miseria, attenzione qui. Comunque fantastica partenza, siamo finiti in settima, abbiamo preso, raggiunto 5 posizioni, ragazzi, incredibile. Oh no, fantastico. Ovviamente, ragazzi, questo è un commento in diretta, sto guidando, quindi tenderò a commentare, ma darò sempre priorità alla guida, ovvio. Buono, attenzione però lungo, Mauri, cazzo! Mamma mia, era buonissimo, però siamo andati troppo lunghi lì. Attenzione ora qua. Abbiamo questa difficoltà anche un po' del tramonto ora col sole, che ci darà un po' di fastidio. Fantastico comunque questo circuito, ragazzi, molto bello, proprio in stile America, vedete qua. Adesso saltiamo su questa bella parabolica qua, prendiamo una grande velocità per poi andare alla parabolica, quella che c'è tra poco. Fantastico, avvicinarci lì. Intanto lì davanti il Villeneuve conduce la gara, ovviamente lui è il numero uno di questo gruppone qua, ma noi ora qui cerchiamo di andare, attenzione, non andare lunghi. Porca vacca, siamo andati tanto dietro, sono braccato da un certo Prue, io dico Prue o Pruet, adesso non so il nome giusto, attenzione però. Cazzo, stiamo concentrati qua, amici, di pensare ai nomi. Attenzione a quei cordoli lì, che sono molto rialzati, e quindi bisogna prenderli, non bisogna prenderli, sarebbe proprio meglio non prenderli, non posso prenderli. Attenzione qua, intanto dietro più o meno, adesso dobbiamo pensare a prendere questi qua davanti a noi. Mamma mia, il sole inizia proprio a dare un po' fastidio, inizia a esserci proprio il tramonto secco ora. Abbiamo aggiunto questa leggera difficoltà, vediamo un po' se... Ok, attenzione, andiamo subito qua. Dai, che qua possiamo prendere velocità, la macchina ne ha. Quindi possiamo permetterci magari di avvicinarci e rosicchiare magari qualche posizione. Vediamo, concentrati ora. Questa è una zona dove possiamo essere un po' più rilassati e concentrarci un po' meglio. Poi farà la staccata dopo. Attenzione.
buono, qua ci siamo avvicinati bene, questa volta è andata abbastanza bene. Mamma mia. Buono qua. Andiamo a prenderlo. Lì siamo in coda qui, siamo al terzo giro, ne mancano due. Ah, attenzione, qui corda di cazzo. Dai, saltiamo qua ora. Dobbiamo inventarci qualcosa. Ok, tanto dietro un pochino abbiamo staccato, quindi la lotta si fa serrata ora qui davanti. Qualche decimo l'abbiamo guadagnato, cazzo! Mamma mia! Porca miseria, siamo andati lunghissimi. Meno male che dietro non c'era nessuno. Dai, ora qua. Dobbiamo andare alla rincorsa, porca miseria, abbiamo fatto degli errori gravi. Gravissimi. Dai, andiamo. Forza, mamma mia, Villeneuve se ne è, guardatelo là davanti. Sta conducendo alla grande proprio, cioè ci ha proprio massacrati tutti. Sto sole, non si vede la staccata, cazzo. Attenzione qui ora, meno male che non ci sono i fari. Mamma mia. Attenzione ora qua. Porca miseria, si vede un cazzo. Questo imbrunire qua dà molto fastidio. Poi anche la pista si vede male, c'è questo. Mamma mia, dai, dobbiamo andare a prenderlo lì davanti. Dai, che il sole ora si è abbassato. Fantastico, così riusciamo. Abbiamo una vista un po' migliore, anche se questa parte della pista è veramente buia, poi fa un effetto strano. Mamma mia, non riesco a avvicinarmi a quelli di davanti. Quelli di davanti, magari si sono anche sbagliati, hanno fatto qualche errore questi. Ora ne approfitta, ora qua, andiamo subito sotto. Mamma mia, attenzione a non perdere l'aderenza. Dai, cazzo, andiamo subito in scia qui, cerchiamo di prenderla la scia. È buono? Forse abbiamo qualche possibilità, siamo all'ultimo giro, dai, dobbiamo andare a prendere qualche, a rosicchiare qualcosa qui ora. Entriamo in scia a questo, lo guardiamo, vediamo un po' più la staccata. Ci tocchiamo con questo? Porca miseria. Buono! Qui all'interno! No, cazzo! No! Minchia, mi ha ripassato, porca puttacchia! Ho sbagliato! Mamma mia! Porca miseria, ragazzi! Devo riprendermi la posizione su questo! Siamo all'ultima! L'ultima in battute finali! Siamo in settima posizione! Comunque già dal tredicesimo qua non è male, eh. Cazzo, quell'errore l'ho pagato caro. Ah, non riesco, ragazzi, dai, qua l'ultima. Cazzo, dai, che chiudiamo davanti. La chiudiamo in sesta, porca miseria, proprio all'ultimo. Che figata, ragazzi, l'abbiamo chiusa all'ultimo in sesta. Che spettacolo, dai, bellissima, è andata bene. Quindi alla fine ci siamo piazzati in sesta posizione. Bellissimo sto circuito, ragazzi, veramente figo. Bene, ragazzi, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che questi video appunto dedicati alla scoperta americana di questo IndyCar e anche delle piste vi continui a piacervi e quindi supportatela. Per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao da Mauri!